Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa e benvenuti a una nuova recensione. In questo Crash Bandicoot 2 vi devo dire una cosa. In questo 25esimo livello, se voi avete vinto tutte le gemme speciali e tutte le 5 gemme colorate, blu, verde, gialla, rossa e viola, andrete a trovare la gemma secondaria bianca. Ma per vincere la gemma secondaria primaria dovete rompere 60 casse e poi in questo 25esimo livello bisogna raccogliere l'ultimo cristallo, capite ragazzi? Vanno raccolti 25 cristalli. Con tutte quelle piattaforme di gemme speciali colorate non lo voglio fare perché sennò si perde un sacco di tempo e il video si allungherebbe in maniera incredibile quando si fa degli errori. E soprattutto perdiamo in continuazione, si muore un casino di volte quando ci sono gli stupidi robot con i tentacoli elettrici. Ci sono due modi per eliminarli: o li sconfiggete con la scivolata quando alzano i tentacoli, oppure li saltate sopra addosso. Poi stiamo attenti anche ai pistoni. Ecco, e ho fatto un altro errore. Ma sono stupido a fare errori. Non ce la faccio. Ma perché si perde tempo inutilmente? Qui non c'è mai una cassa di checkpoint con la lettera C. Qui è molto complicato, bisogna fare attenzione, io non riesco a proseguire, non riesco ad andare avanti. Forse con un po' di fortuna e molta pazienza ce la possiamo fare. Oh, finalmente una cassa o la lettera C che mi fa da checkpoint. Vediamo di proseguire. E poi facciamo attenzione anche alle casse di nitro, che poi saltano e non stanno ferme per niente. Oh, ci sono anche gli stolti con lo scudo che non ti fanno proseguire. Gli stolti non mi fanno passare, hanno lo scudo. Voi dovete colpirli quando non muovono lo scudo. Non mi è mai successo di trovare un livello super difficile. È molto difficile sto 25esimo livello. Perché hanno tenuto il più difficile per ultimo? Ecco, il video si sta allungando e io non ce la faccio. Non riesco a proseguire, si fa un sacco di errori. Dopo averlo colpito abbastanza, lo stolto comincia a cadere su una nitro. E poi se c'è questo nemico con il collare, voi dovete colpirgli le gambe o la vostra scivolata. Oh, un altro checkpoint finalmente. Ora vediamo di proseguire. Io sto perdendo la pazienza. Speriamo di rompere 60 casse e di vincere la gemma bianca. C'è anche un livello bonus. In questo livello bonus si rompono 31 casse. Quella è una cassa di TNT. Queste casse rinforzate vanno rotte con la panciata di Crash. Ecco, ora qui è un disastro. Ok, ora andiamo avanti. Forse è meglio non parlare perché sennò perdiamo la concentrazione, non si riesce a finire questo 25esimo livello di Crash Bandicoot 2.
questo. So che è difficile, ma possiamo farcela. Meno male c'è la maschera di Aku Aku. Ora fate attenzione, non toccate quella piattaforma con la freccia, perché parte una sfera elettrica che vi colpisce. Capite? Se quella sfera elettrica colpisce Crash, si rimpicciolisce e muore. Un'altra cassa con la lettera C, un'altra checkpoint. Ormai ci siamo. Forse arriviamo alla fine. Oh, finalmente c'è l'ultimo cristallo, il 25esimo. Abbiamo raccolto 25 cristalli. E abbiamo rotto 60 casse e vinto la gemma bianca. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Scusate se ci abbiamo messo tanto a finire il 25esimo livello di Crash Bandicoot 2. Arrivederci a tutti, vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale come sempre.